Il 25 aprile 1945 trova Lazzati al lavoro forzato come contadino in Germania. Mentre in Italia la liberazione vede scene di entusiasmo popolare, fino a tutto agosto Lazzati viene trattenuto dagli alleati nella tendopoli di Aldern, incaricato come comandante di compagnia di organizzare il rientro di migliaia di prigionieri italiani. L'Assemblea Costituente, prima espressione democratica e popolare della nuova Italia dopo la dittatura fascista e una secolare monarchia, deve elaborare la nuova legge fondamentale del paese, la Costituzione. Tra i cattolici un contributo rilevante viene da un gruppo di politici guidato da Lazzati, Lapira, Moro e Fanfani, chiamati Dossettiani dal nome del loro leader Giuseppe Dossetti. E cominciò l'epoca esaltante della vita democratica nel nostro paese, la Costituente. Qual è il contributo dei cattolici alla Costituzione? E soprattutto quando si pensa a Dossetti, quando si pensa alla Pira, quando si pensa a Moro, quando si pensa a lei ovviamente. E soprattutto un'altra cosa, lei è uno di quei pochi che dice che non servono riforme costituzionali, andando in questo controcorrente a una moda politica, a una convinzione politica di molti. Dunque è un fatto che alla Costituente i cattolici portarono un contributo notevolissimo, soprattutto per quella che è la parte fondamentale della Costituzione. E gli uomini ricordati, un Moro, un Dossetti, un Lapira, certamente ebbero una parte fondamentale per questo. Che poi mi si dica che oggi possono essere necessarie delle riforme su quelle che sono procedure di governo, e non ho nulla da dire. L'esperienza da questo punto di vista insegna. Per esempio, una riforma che a mio giudizio sarebbe importante sarebbe di ritornare alla proposta che si fece allora. Una Camera sola, ma questa riforma non si farà mai. Speriamo che quelle in programma, che in parte sono state studiate, ma che verranno studiate prossimamente, riescano a rendere più governabile il Paese, anche se la governabilità non credo che dipenda solamente dalla Costituzione. Dopo la promulgazione della Costituzione, Lazzati resta deputato fino alla fine della prima legislatura. Nel 1953 Gonella non riesce a convincerlo a restare. Fa così ritorno ai suoi amati studi patristici. Quello cui si aspirava era di riuscire a dare alla Repubblica Italiana, appena nata, una realtà di fatto, non solo scritta sulla carta, che rispondesse davvero al senso della parola democrazia come la usavamo, con una larga partecipazione popolare, in modo tale da riuscire a tradurre in atto quello che avevamo scritto. Ma purtroppo devo dire che si scrisse la Costituzione, la si firmò tutti, ma poi la linea di governo non fu quella. E io mi rendo conto delle difficoltà, non le voglio negare affatto. È perché io sono convinto che va portato un notevole contributo, se ci si riesce, a far maturare il laicato cattolico, a far maturare la coscienza politica dei cattolici. I cattolici sono stati esclusi dalla vita politica. La loro vera esperienza, cominciata col Partito Popolare, fu troncata in pochi anni, ripresa dopo la liberazione, conquistata la libertà, si trovarono sprovvisti di esperienza politica. Cioè, dico io, si trovarono sprovvisti di capacità di pensare politicamente.
Non voglio darmi le arie di politica e di sapere io pensare politicamente. Dico solo che è una cosa difficile. Perché il giudizio politico è un giudizio sintetico. Deve tener conto di vari fattori e deve tenerne conto tutti insieme, non uno una volta e uno l'altra. Deve tener conto di quella che è la situazione storica in cui il giudizio viene pronunciato e deve sapere che le proposte politiche valide sono quelle che, al di là della validità tecnica della proposta, hanno validità storica. Non è facile combinare tutti questi elementi. Bene, io credo che qui sia da lavorare. E non per nulla, visto che abbiamo ricordato Dossetti, io devo dire che negli ultimi anni del fascismo, quando ci preparavamo a quello che sentivamo essere una responsabilità che s'avanzava per tutti, dunque anche per i cattolici, avevamo detto bisogna mettere in piedi un servizio culturale che serva ai cattolici per prepararli a pensare politicamente.